Buongiorno. Devo dire che praticamente molte delle cose che sono state dette riguardano anche gli esiti e le considerazioni che si potrebbero fare sul rapporto del consumo di suolo della Puglia. Intanto per noi è un evento perché credo che sia uno tra i rarissimi casi nei quali in un ambito regionale si è prodotto uno studio così corposo ed è stata una fatica immane con un manipolo di persone e con diciamo, il saggio supporto di Sandro Bonifazzi, credo senza il quale questo prodotto non sarebbe mai arrivato alla fine. Mio amico e mio principale collaboratore in questa attività. Il progetto è un progetto che nasce per uno scopo completamente diverso, quello della realizzazione di un laboratorio, il Mito Lab, che è un PAC, è il risultato quindi di un finanziamento per il rafforzamento infrastrutturale. Ma realizzare un laboratorio con dei computer, avere un server, probabilmente non aggiungeva niente a una struttura come il Politecnico, che ha già tante altre strutture di questo genere. Quindi abbiamo tentato comunque, per quello che era possibile, interpretando in una maniera più elastica le voci di spesa, eccetera, di avviare delle attività di ricerca. E la più importante è questa dell'Osservatorio sul risparmio di suolo, e soprattutto quella del tentativo della diffusione dei dati, perché quello che voi vedete qua, come altre esperienze, per esempio Soil Monitor, richiama un po' l'importanza dell'accesso ai dati. Le comunicazioni che noi abbiamo dato oggi sono abbastanza tecniche. Leggere il rapporto sul consumo di suolo della Puglia, così come leggere i rapporti nazionali, è un fatto abbastanza complesso. Bisogna anche cercare di capire come andare avanti per poter diffondere delle notizie più agevolmente comprensibili ai sindaci che vogliono essere protagonisti in qualche modo di questa trasformazione. Molte volte non hanno gli strumenti. Io facevo una battuta sempre, dicevo che nelle ultime campagne elettorali non ho sentito un sindaco non pronunciare questa famosa frase consumo di suolo mantenimento e contenimento del consumo di suolo nelle campagne elettorali, che poi ovviamente si infrangono con la dura realtà nella quale le pressioni che De Simine ha elencato, diciamo, nel suo intervento portano alla ricerca di un compromesso che non sempre è migliore. Che cosa possiamo dire della Puglia? La Puglia ha, diciamo, un attacco, tra virgolette, alla costa salentina che si è perpetrato nel tempo, all'inizio con gli abusi, con i condoni edilizi, e una frammentazione di territorio molto ampia. I 100 comuni del Salento sono molto piccoli, hanno poche migliaia di abitanti e quindi, per esempio, questo tipo di organizzazione territoriale porta a una certa forma del consumo di suolo e anche a una morfologia di questo. Prima parlavamo di sprawl urbano, eccetera. Come potete notare anche nei più recenti rapporti di ISPRA, nel rapporto del CRCS, si comincia a parlare anche delle forme del consumo di suolo, dandogli una dimensione qualitativa, come è stato detto. E la Puglia però è anche un ambito territoriale che in sé raccoglie problematiche abbastanza disparate. Credo che la cosa da sottolineare di più è questo. Nel rapporto di ISPRA, se ricordate la mappa che è la copertina in pratica del rapporto, gran parte del Salento è colorato di rosso. Allora, quello è un problema di maglia, probabilmente da un certo punto di vista, cioè dalla maniera in cui noi andiamo a definire i quadrettini con cui viene mappato che il suolo si è consumato o no, si è impermeabilizzato o no e così via. Ma effettivamente noi abbiamo il 9% di consumo di suolo, quindi il 9% del territorio è consumato ed è quindi un territorio abbastanza ampio. Ma a questo si aggiungono degli squilibri territoriali, perché noi abbiamo le zone del subappennino dauno e alcune parti del Gargano che sono abbastanza depresse, altre zone che invece sono sottoposte a pressioni insediative molto elevate. Quindi questi squilibri evidenziano probabilmente l'importanza del raccordo tra l'amministrazione locale e il governo centrale regionale. Per cui abbiamo fatto grandi passi in avanti sul piano paesaggistico, attraverso il piano regionale territoriale del paesaggio, che probabilmente aiuterà a contenere l'espansione, ma difficilmente riuscirà a governare altre forme comunque di consumo di suolo che sono di tipo diverso. Dal mio punto di vista, io tendo sempre a enfatizzare gli aspetti economici. Il problema continua a essere uno dei problemi più antichi che
l'Istituto Nazionale di Urbanistica ha sottolineato il problema del regime dei suoli. Oggi ha cambiato forma perché si presenta in modalità molto differenziate, ma comunque alla base di tutto c'è ancora quello, perché ad esempio esistono residui di piano per 200.000 abitanti in Puglia. Le previsioni di piano del piano Quaroni di Bari prevedono un'insediabilità per 630.000 abitanti, con una popolazione che si attesta sui 330.000. Il residuo di piano dell'attuale piano regolatore generale di Taranto, con le sue varianti, è di circa 150.000 abitanti, perché il piano era dimensionato per 300.000 abitanti e Taranto si attesta oggi a una popolazione di 190.000 abitanti. Se mettiamo insieme i residui di piano di tutta la Puglia, probabilmente troveremo un 50% di insediabilità, soprattutto nei piccoli comuni, perché i piccoli comuni hanno esagerato di più, poi probabilmente magari noi conosciamo solo le espansioni. Quindi per noi lo strumento è uno strumento come dire, di divulgazione, perché probabilmente la cosa più importante è proprio quella di riuscire a diffondere questi dati e a poi avere anche delle carte con le quali confrontarsi con le amministrazioni comunali. I dati più eclatanti: abbiamo il territorio di Porto Cesareo, si è parlato tanto di resort a proposito della Puglia, come se la Puglia non fosse un posto dove nessuno può trovare un posto letto per dormire perché non ci sono strutture. Beh, a Porto Cesareo l'83% delle abitazioni sono seconde case. C'è un comune di 5.000 abitanti circa, che insieme a Nardò governa una bellissima area protetta marina. Che rappresenta proprio la contraddizione di quello che diciamo, l'assenza totale di un governo coordinato del territorio. Il più delle volte ha diciamo, affidato alla buona volontà, in questo caso al direttore del parco, del parco che è un biologo abbastanza dinamico. Ci si pone il tema, per esempio, in questo caso della destagionalizzazione, cioè di come evitare che questo suolo, che è consumato per sempre, non solo sia consumato per sempre, ma venga utilizzato per un quarto dell'anno, perché gli altri tre quarti dell'anno potrebbero essere utilizzati per altre attività, che se non trovano quella localizzazione si vanno a localizzare in nuovi suoli che vengono trasformati e persi anche in questo caso. Nelle grandi città il tema è come usare gli accordi di programma. Io ho cominciato lo studio sul consumo di suolo come feroce avversario degli accordi di programma. Quindi anche gli studi hanno cambiato anche il mio modo di vedere le cose e ho finito pensando che alcuni accordi di programma possono evitare la perdita di aree verdi all'interno della città, perché inseriscono delle aree verdi in quelle zone di espansione, cambiando la destinazione d'uso e densificando, che rimarranno probabilmente anche nel futuro, quando le aree di espansione delle città, quindi questo problema dei grandi residui di piani, in qualche modo verranno trasformate. Ora, su questi punti il dibattito non è soltanto quello delle misure, quanto quello delle decisioni, proprio perché abbiamo tanti strumenti. Gli accordi di programma sono richiamati dalla legge nazionale sui parchi, la 394, come strumento per poter avviare attività di carattere economico ambientale. Quindi, usare degli strumenti straordinari per favorire, come dire, oltre le attività economiche tradizionali imbigliate nel tema del regime dei suoli, per cui i suoli vengono sempre, diciamo, vengono sempre considerati utilizzabili solo quando sono liberi e in aree di espansione, e costruire un concetto di rigenerazione territoriale che passi anche dalle reti ecologiche, anche e soprattutto adesso che ancoriamo al suolo le misure dei servizi ecosistemici. Io parlo soprattutto di queste interazioni perché quello che è accaduto è che nello sviluppare questo rapporto, che per noi era una novità, quindi è un atteggiamento completamente diverso rispetto a chi fondamentalmente, come i nostri colleghi amici del CRCS e ISPRA, ogni anno aggiungono un tassello non solo alle misure, ma anche alla loro esperienza decennale diciamo, di studiosi. Per noi è stato fondamentalmente dare un'interpretazione nuova a una realtà che ne ha avute altre, troppe ottimistiche probabilmente da alcuni punti di vista, e altre esattamente l'opposto, troppo pessimistiche. Quindi, la cosa che ho rilevato di più è non sono appunto i 300.000 abitanti insediabili a Bari o
appunto la grande quantità di seconde case abbandonate lungo le coste del Salento. Ma la possibilità che oggi gli strumenti ci danno, utilizzati in una maniera diversa, di usare meglio quello che abbiamo. Un'altra cosa che io ho imparato e che potrebbe sembrare non ancorata allo studio del consumo di suolo, è che noi li utilizziamo male attraverso forme troppo standardizzate oramai di rigenerazione urbana. Ho sentito l'assessore Anna Maria Curcluto dire che la rigenerazione urbana non è pavimentare con due pavimenti diversi una strada e un marciapiede, è qualche altra cosa. Allora, come dire, è come rivitalizzare alcuni ambiti che hanno poche possibilità di essere riutilizzati, ma che sono importantissimi perché spesso sono nei centri storici, quindi negli stessi ambiti dove magari si stanno aprendo nuove forme di attrattività e di uso immateriale. Quindi l'aspetto più importante è la smaterializzazione, cioè immaginare che il cambio di uso e il cambio in qualche modo del nostro modo di approcciarci al costruito non passi attraverso una modificazione materiale, ma passi attraverso un modo diverso di vedere questi contenitori, scusate il termine terribile, questi contenitori, perché possono essere contenitori di varie cose, di varie attività, e cambiando queste noi recuperiamo suolo. Questo credo sia il più grande problema per la nostra regione, perché in questo aspetto probabilmente noi abbiamo ancora molto da lavorare, molto da immaginarci e dobbiamo uscire dagli approcci decodificati che sono abbastanza diffusi, abbastanza conosciuti, ma se togliamo quelli il lavoro è veramente immane. Una delle ultime tesi, oramai abbiamo solo tesi sul consumo di suolo, cerchiamo di infilarlo dappertutto, era sulla apprezzabilità dei prezzi. Io sono un rozzo professore di estimo, l'apprezzabilità dei prezzi delle ville nel Salento. La più bella era una bellissima casa che realizzata nel 1985 più o meno e poi condonata, che vale 5.000 euro al metro quadro, semplicemente perché quando commettiamo un abuso, ovviamente andiamo a prenderci la parte del territorio più bella, una bella vista sul mare con la scogliera alta, modello californiano, e da questa villa si possono generare ottimi benefici se viene venduta, perché è un pezzo unico nel mercato, perché poi il condono, per fortuna, ha interrotto la produzione di altri pezzi. Però è chiaro che viene premiato in molti modi un uso sbagliato del passato. Allora, probabilmente bisognerebbe riflettere anche su questo, sul fatto che in alcune zone, e chiudo, il consumo di suolo è stato pianificato. In altre zone, gran parte del suolo consumato di cui noi parliamo non viene dalla pianificazione, ma viene dalla condono. E in Puglia questo è abbastanza frequente. Ed è molto difficile recuperare suoli condonati. È molto più facile generare un centro storico, potrei dire proprio provocatoriamente, perché chi ha realizzato quel centro storico aveva forse una saggezza maggiore di chi ha in qualche modo messo una spolverata di abitazioni lungo una costa rocciosa. Ed è chiaro che questa è un'altra sfida, perché per riqualificare quegli ambiti e per renderli competitivi, per destagionalizzarli, ci vorrà un'azione coordinata, che va ancora oltre quello che già comunque la Regione Puglia negli ultimi 10 anni si è sforzata di fare. Chiudo richiamando la Regione perché questo progetto comunque nasce da una collaborazione con Francesca Pace, che è nata tanti anni fa in Regione, perché lei, insieme a Tina Caroppo, Angela Barbanente, in questo gruppo ha tentato in qualche modo di promuovere queste misure. Oggi le misure ci lasciano tutti un po' perplessi, però questo non è negativo. È abbastanza utile sorprendersi, perché se ci sorprendiamo vuol dire che questi studi hanno ancora un senso. Io vi ringrazio e ringrazio, diciamo, tutti quanti perché sono onorato di sedere a questo tavolo. Buona giornata. Grazie Carmelo Torre, per aver segnalato due aspetti che poi, di cui discuteremo penso ancora oggi sul tema del residuo, delle previsioni, della pianificazione che spesso ci portiamo dietro. Se la Puglia o Bari ha dei residui così importanti, segnalo la Lombardia che ha delle previsioni giovani, dei piani di governo del territorio per oltre 50.000 ettari, quindi facendo due conti con un indice medio circa 4-5 milioni di abitanti teorici, quindi insomma cifre che spaventano se non c'è una effettiva volontà di intervenire nella riduzione di questo tema. E altre questioni di residuo di territorio, no? Il tema delle seconde case, ma il tema anche degli abbandoni, delle dismissioni. La Lombardia è piena di contesti di seconde case abbandonati, non più trattabili con processi di rigenerazione o di recupero territoriale, che sono una
faccia non irrilevante del consumo di territorio e di suolo che è stato fatto nel passato.